Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Se vi va vi ricordo che potete seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Ragazzi, oggi sono qui per raccontarvi un caso che appena ho sentito mi ha fatto davvero salire i brividi lungo la schiena. Abbiamo parlato spesso di fuori di melone seriali, uomini violenti, che mettono le mani addosso ai loro figli, alle loro mogli, ma non abbiamo ancora mai parlato di manipolazione in un contesto familiare. Infatti questa è la storia di una famiglia totalmente disfunzionale, problematica, e di una madre che arriva davvero ad un gesto estremo. Manipola i suoi figli per far commettere a loro dei crimini davvero, davvero pesanti. Ma andiamo con ordine. Ci troviamo per l'esattezza a Valparaiso, un comune degli Stati Uniti d'America, e capoluogo della contea di Porter, nello stato dell'Indiana. La protagonista del video di oggi, come già vi ho detto, è una famiglia, la famiglia Whitty. Questa famiglia è composta da Ilma Marie Whitty, Paul Whitty e i loro due figli, Butch ed Eric. Ma purtroppo le cose non vanno assolutamente. Infatti Paul è un uomo violento che sfoga la sua rabbia sul suo primogenito, Eric. Eric, quando è piccolo, non si rende conto di quanto male ci sia in quella famiglia. Quindi cresce e quando se ne accorge è troppo tardi. Eric quindi, una volta cresciuto, inizia ad avere un rapporto un po' burrascoso con suo padre. Però talvolta è anche un uomo gentile. Lo porta spesso in campeggio e ogni volta che Eric è con suo padre in mezzo alla natura è davvero molto felice, si diverte e sente di star bene. Ma un giorno, mentre sono insieme a guardare delle esche da pesca portate da Paul in campeggio, Eric gli dà una risposta un po' seccata. Nulla di serio, semplicemente Paul chiede al figlio di andare a recuperare qualcosa nella tenda. Ed Eric risponde in modo del tutto naturale. Papà, dai, aspetta, finisco di sistemare qui le esche con te e poi vado. Per Paul quella risposta è inconcepibile, impertinente. E quindi dà uno schiaffo a Eric dicendogli: devi portarmi rispetto, non darmi più quelle risposte da insolente e fai quello che ti dico. Già in questo caso possiamo notare come Paul, il capofamiglia, sia un uomo davvero manesco, che si arrabbia per nulla. Oltretutto Paul è un uomo abbastanza robusto, muscoloso. Ricevere uno schiaffo da lui, quindi, non è esattamente la classica scolacciata che un genitore può dare ad un figlio capriccioso. Assolutamente no, perché Paul non si risparmia e usa la sua forza contro suo figlio. L'uomo pensa che il suo modo d'agire è semplicemente per disciplina. Però tutto sommato ci sono dei momenti in cui Paul è tranquillo, sorridente, ed Eric si rende conto che i suoi sentimenti sono letteralmente divisi a metà. Quando suo padre è tranquillo, diventa letteralmente il suo miglior amico. Chiacchierano, scherzano, si divertono. Ma quando suo padre è violento, Eric prova timore, ha paura di lui. E questa situazione in effetti non fa assolutamente crescere bene Eric, perché non capisce assolutamente che tipo di figura paterna abbia a fianco. Un bravo padre, affettuoso, che di tanto in tanto perde la pazienza? Oppure un uomo violento che si sfoga su di lui per le sue frustrazioni? Il ragazzino è confuso e non sa proprio con che occhi guardare suo padre. Col tempo Eric diventa un bersaglio abituale della rabbia di Paul. E per assurdo suo fratello Butch, il minore, per Paul è come se non esistesse neanche. Tutta la sua attenzione è posata su Eric, il suo primogenito. Col passare del tempo la disciplina che Paul vuole inculcare ad Eric diventa sempre più pesante, sempre peggiore. Ogni suo fallimento, dal più piccolo al più grande, ha un prezzo da pagare, che diventa, col tempo, sempre più alto. In un'occasione, infatti, Eric ricorda che suo padre gli ha ordinato di pulire il salotto, se di passare l'aspirapolvere in salotto. Eric, mentre passa l'aspirapolvere in salotto, si rende conto che c'è un cacciavite molto piccolo per terra, quindi lo prende e se lo mette in tasca, per poi continuare a passare l'aspirapolvere. Eric, però, non si rende conto che il cacciavite gli cade dalla tasca, finendo nuovamente al centro del salotto. Paul, suo padre, a un certo punto entra nella stanza, inizia a controllare il pavimento centimetro per centimetro. Poi guarda Eric e gli chiede: hai pulito tutto? Il ragazzino gli risponde di sì, perché effettivamente l'ha passata l'aspirapolvere in quel diavolo di salotto, ma quel cacciavite è ancora al centro della stanza. Quindi suo padre diventa furioso, si arrabbia da morire dicendogli: ah, davvero hai pulito tutto? Raccoglie il cacciavite da terra e poi ribatte: e questo che diamine è? Ti sembra il suo posto? Come diavolo hai fatto a non vederlo? Paul a questo punto inizia a insultare Eric, gli dice che è un figlio ingrato, che non sa cosa voglia dire ubbidire i propri genitori. Poi si sfila la cinghia dei pantaloni e con quella colpisce Eric, urlandogli contro, ripetendogli che non deve dire bugie. E pensate che Eric in questo momento ha solo 6 anni. A questo punto ecco che entra in azione la madre di Eric, ossia Ilma Marie, che cerca sempre di consolare il figlio, lo medica, gli dice che le dispiace, lo coccola e se c'è la necessità lo porta pure in ospedale. Però io a questo punto vorrei fare una pausa. Immaginate come possa vivere un bambino in una situazione simile. Il padre lo maltratta, la madre non interviene durante le percosse ma solo dopo, per consolarlo e prendersi cura di lui.
Secondo Eric, sua madre, il mamari, non interviene mai, in quanto ha il terrore che Paul possa prendersela anche con lei. E quindi Eric in qualche modo la scusa. Eric è solo un bambino e quindi è anche giusto che veda la sua mamma come la buona della situazione. Ma io a questo punto vi dico la mia idea, che può essere formata solo da congetture, perché non sono una madre. E soprattutto non potrò mai esserlo perché, ahimè, ho una malattia che me lo impedisce letteralmente, ma questo non è il focus del mio ragionamento. Inoltre non voglio fare la parte di quella poverina, anche perché ormai ho fatto i conti con questa cosa da un bel po' di tempo. Io ho accettato l'evidenza. Di conseguenza, seguito minimo il mio ragionamento. Per quanto mio marito possa essere un omone grande, grosso e minaccioso, io da madre, nel momento in cui sento mio figlio che urla perché mio marito gli sta mettendo le mani addosso, intervengo anche a costo di rompermi una gamba, anche a costo della vita, perché un figlio è la vita di una madre. Forse sto ragionando in un modo un po' troppo razionale, lo so, ma trovo già in il mamari, la madre di Eric, dei veri e propri problemi per quanto riguarda la gestione di questa situazione. E ben presto capirete perché io abbia fatto questa osservazione. In ogni caso, Eric cresce, sta frequentando la terza elementare e quindi ha circa 9 anni. Il bambino prende un brutto voto in una verifica di ortografia. Una cosa che ovviamente può capitare, insomma. Eric però sa benissimo che per suo padre un voto del genere non sarebbe ammissibile. E quindi falsifica la firma di suo padre, perché ovviamente la scuola esige che i genitori vedano il risultato della verifica e la firmino per poi riconsegnarla. Ebbene, la scuola di Eric non ci mette molto a scoprire questa firma falsa. Quindi ben presto avvisano casa e Paul, il padre di Eric, ecco che supera ogni limite. Appena viene a scoprire dalla scuola cosa abbia fatto suo figlio, inizia a urlargli contro davvero in modo cattivo e poi lo blocca sulle scale e continua a fargli male con la cintura, insistendo fino a quando non si scoccia perché gli fa male il braccio. A questo punto ecco che la madre di Eric ricompare e, come al solito, si prende cura di lui. Lo mette nella vasca da bagno con del ghiaccio e dell'acqua congelata, proprio per alleviargli il dolore. E poi si avvicina al suo orecchio e gli sussurra: andrà tutto bene perché sei un ragazzo coraggioso e forte e devi fare qualcosa. Non puoi continuare ad aspettare, figlio mio, andrà tutto bene se lui morirà. Tradotto? Che mamari, la madre di Eric, cerca di inculcare in suo figlio, che per inciso ha solo 9 anni, che deve assolutamente aiutarla a togliere di mezzo suo padre. Eric è davvero piccolo e non capisce quello che sua madre voglia fare. L'ascolta immobile, in quella vasca da bagno. Sente ogni parte del corpo che gli fa male, nessuna esclusa. E di conseguenza non è così strano che Eric arrivi a pensare: beh, sì, se lui non ci fosse più, non potrebbe più farmi del male. Infine, per convincerlo ancora un po' di più e manipolarlo ulteriormente, lo bacia e gli dice incoraggiante: tu ce la puoi fare, anzi, ce la farai, ne sono certa. Dopodiché il mamari lo fa uscire dalla vasca, lo aiuta ad asciugarsi e lo aiuta a rivestirsi. E infine, prima di cambiare stanza, gli dice: sai bene cosa devi fare, Eric. Eric in questo momento, ve lo ripeto, va in terza elementare. Ha solo 9 anni e sua madre gli dice una cosa del genere. In ogni caso, dopo quel bagno, il mamari, la madre di Eric, lo chiama in camera. Si siedono a letto e iniziano a chiacchierare. In quel momento Paul è fuori, sta lavorando, e quindi i due possono chiacchierare tranquillamente. La madre di Eric quindi non si limita a dirgli che vorrebbe far sparire il padre, ma a questo punto chiede a suo figlio come vorrebbe farlo sparire, in che modo. E in quel momento nella testa di Eric si forma una certezza: è lui l'uomo di casa e quindi deve fare qualcosa perché è una sua responsabilità. Ma sua madre gli ha fatto questa proposta, se così vogliamo chiamarla, all'incirca mezz'ora prima. Come può pretendere che un ragazzetto di 9 anni in mezz'ora riesca a trovare un modo per togliere di mezzo il suo stesso padre? Chiariamo un attimo, la mia posizione è questa: Paul è un uomo violento, su questo non ci piove. Come non metto in dubbio il fatto che Eric, a vivere con un uomo del genere, corra davvero dei pericoli. Ma Eric quindi dovrebbe colpire il padre? No! Capisco che talvolta non si veda una via d'uscita in una situazione simile. Però cavoli, non puoi pensare di mettere sulle spalle di tuo figlio una pressione così tanto grande, facendogli intendere che solo lui può sistemare la cosa in via definitiva. Boh, io vi giuro, senza parole. In ogni caso, quel pomeriggio, Eric valuta ed esamina con sua madre per almeno 2 ore diversi piani e diverse opzioni. Il mamari gli chiede sempre: tra i vari modi in cui potresti farlo fuori, quale sarebbe il migliore? Perfetto.
cosa ti serve per metterlo in atto? Eric a questo punto è totalmente soggiogato da sua madre e cerca con lei dei modi per far risultare la dipartita di Paul come un incidente, in modo da non finire dietro le sbarre. Inoltre parlano anche a lungo di come riuscire a sopravvivere. Paul, il padre di Eric, è un uomo forte e muscoloso. Se il piano non fosse andato a buon fine, Paul si sarebbe sicuramente scatenato su di loro, probabilmente arrivando anche a farli fuori. Eric quindi, insieme a sua madre, arriva immediatamente ad una conclusione. Mettere in atto un piano simile è davvero rischioso. Avrebbero dovuto calcolare ogni minimo dettaglio, ogni passo, come fare questa cosa e come farlo risultare un incidente. Arriva poi un giorno in cui Eric dice a sua madre che per mettere in atto il loro piano avrebbe potuto nascondere sotto i sedili dell'auto dei fuochi d'artificio per poi collegare un filo elettrico del fanalino posteriore a quei fuochi d'artificio col fine di farli accendere e far prendere fuoco l'auto. Ebbene, il mamma Marie, la madre di Eric, non solo si dimostra molto d'accordo, ma va immediatamente a procurare ad Eric questi dannati fuochi d'artificio. Eric, col senno di poi, dice: se le avessi detto che mi serviva 1 chilogrammo di plutonio, me l'avrebbe procurato. Non era lei di fatto a premere il grilletto e quindi incoraggiava me a portare a termine il piano. Andando avanti, in ogni caso, Eric inizia a parlare di come far sparire suo padre in modo del tutto naturale. Diventa letteralmente un qualcosa che fa parte della quotidianità di Eric. Iniziano a prendere in considerazione l'idea di mettere del veleno per topi in delle pillole che Paul prende tutti i giorni, quotidianamente. Il punto è che i due non è che ne parlino per poco tempo, ma ne parlano per mesi e alla fine concludono che l'avvelenamento sia il modo migliore per farlo fuori. Però devono per forza trovare un veleno che non si possa rilevare, altrimenti l'avrebbero beccati tutti quanti in pieno. Ed è proprio in questo modo che sono iniziati i tentativi di far fuori Paul, il padre di Eric. L'uomo prende davvero tante vitamine, quindi il mamma Marie, la madre di Eric, svuota le capsule delle vitamine infilandoci dentro davvero qualsiasi cosa. Prova ad esempio col veleno per topi, col Valium o addirittura con l'arsenico. Ed in effetti Paul, il capofamiglia, inizia davvero a stare male. Inizia a sentire vertigini e nausea molto molto spesso, ma non pensa neanche lontanamente che sua moglie stia cercando di avvelenarlo con l'aiuto di suo figlio. Col tempo, il mamma Marie prova qualsiasi tipo di veleno. E non si limita solo a riempire le pillole di Paul, ma inizia anche ad avvelenarci il cibo. Tutte le sere il mamma Marie prova a far fuori suo marito a cena. E ogni sera, durante la cena, sia Eric che il mamma Marie aspettano impazienti di vedere Paul cadere con la testa nel piatto. Butch, invece, il fratello minore, è totalmente all'oscuro della situazione. E per Eric ecco che si forma un'altra routine. Per lui diventa normale aspettare che suo padre perda la vita davanti a lui durante la cena. I tentativi di Ilma Marie durano per ben 6 anni. 6. Eric vede in continuazione sua madre che infila cose nel cibo o nelle bevande di suo padre. Poi gli ordina di portargliele, dicendogli: mi raccomando Eric, non assaggiare niente, dallo solo a tuo padre. E anche in questo caso in effetti non è Ilma Marie a prendersi carico di dare il piatto o il bicchiere con dentro la sostanza a suo marito. Quello è sempre compito di Eric. Sempre. Passano quindi gli anni, ne passano 6. E tutti i tentativi di far fuori Paul falliscono miseramente. Quindi una sera il mamma Marie prende Eric ed escono insieme, in macchina. Si appostano poco lontano da casa proprio per poter parlare, per discutere del fatto che il piano del veleno non è andato a buon fine. Per ogni fallimento, il mamma Marie prova sempre a spingere Eric a fare qualcosa di risolutivo ed estremo. Eric ormai ha 15 anni e sua madre arriva a urlargli in faccia. Trova il modo di sistemare questa cosa una volta per tutte. Quando troverai il fegato di premere il grilletto, di sparargli, devi farlo Eric, devi farlo adesso. Poi il suo tono di voce si fa più docile, meno aspro, e aggiunge: perché, ragazzo mio, non ti metti dietro la porta d'entrata aspettando che lui torni a casa? Fai fuoco mirando la schiena e tutto sarà sistemato. Eric quindi lo fa. Si mette dietro la porta con una pistola, aspettando il rientro a casa di suo padre proprio per colpirlo. Ma c'è un problema. Eric è in preda a un terrore indescrivibile. E quindi quando il padre apre la porta di casa per rientrare, il ragazzo si rende conto che è paralizzato. Prova a mirare, ma le mani gli tremano e quindi teme di non riuscire a portare a termine il piano. Eric non si sposta da dietro la porta. Vede suo padre entrare per poi sdraiarsi sul divano e fare un riposino pomeridiano. Quindi aspetta che si addormenti. Solo quando lo sente russare, Eric osa uscire dal suo nascondiglio per poi andare via. Pochi minuti dopo, sua madre rientra in casa e si rende conto che Eric non ha fatto un fico secco. Di conseguenza gli chiede cosa sia successo. Eric prova a spiegargli la sua posizione, spiega a sua madre che in quel momento era terrorizzato, spaventato. Quindi sua madre
cerca di tranquillizzarlo perché si rende conto che Eric si sta agitando. Quindi sua madre si limita a dirgli: ragazzo mio, domani andrà meglio, vedrai, ce la faremo, ci riusciremo insieme. Insomma, sta donna prima gli dice che deve fare tutto lui. Poi, quando si rende conto che Eric è in difficoltà, cambia totalmente versione dicendogli che l'avrebbero fatto insieme. Peccato che col tempo il mamarì si riveli sempre più impaziente. Gli ripete in continuazione che lui è l'uomo di casa e quindi deve assolutamente occuparsi della cosa. Alla fine la situazione arriva ad un punto di non ritorno. Infatti il mamarì arriva a minacciare Eric, dicendogli che se non avesse compiuto il piano, lei semplicemente se ne sarebbe andata. E quindi sarebbe tornata solo nel momento in cui Paul sarebbe sparito. O forse no. In pratica si ricatta anche suo figlio. Una brava madre, insomma. Arriviamo quindi alla fatale notte. È il primo settembre del 1981 ed Eric, messo alle strette, si organizza per compiere il piano. E sua madre, peraltro, gli dice che sarebbe andata via nel momento vero e proprio del crimine. Ed infatti fa proprio questo. Il mamarì finge di uscire con delle amiche e poi chiama da un hotel della zona suo figlio, dicendogli che si sarebbe fatta vedere 15 minuti più tardi. Conclude la telefonata dicendo: se non lo fai sparire, io vi lascio, perché non ce la faccio più sopportare tutto questo. Eric a questo punto si rende conto che è davanti ad un bivio e deve scegliere o dare retta a sua madre oppure lei l'avrebbe abbandonato con suo fratello e suo padre. Eric quindi prende la pistola, guarda suo padre dormire sul divano, la punta, chiude gli occhi e fa fuoco. Poco dopo la porta d'entrata si apre e la madre di Eric, il mamarì, entra in casa. Prende quindi dalle mani del figlio la pistola, si avvicina al divano per assicurarsi che Paul sia davvero andata a miglior vita e poi chiama la polizia. Ed anche in questo caso continua insistentemente a manipolare suo figlio per prepararlo all'incontro con la polizia, dicendogli: devi raccontare una storia, ripeterla fino allo sfinimento, falla diventare reale. Se per te sarà reale anche per loro. E quindi Eric effettivamente dà ascolto a sua madre. Racconta la sua storia inventata di sana pianta. Infatti sostiene di aver trovato quella pistola in giro per casa. L'ha presa in mano, si è fatto in giretto e guarda caso è inciampato proprio davanti al divano su cui dormiva suo padre. E quindi è partito il colpo senza che lui lo volesse. Sua madre gli consiglia di dire questo perché così non sarebbe mai stata imputata per nulla. E nel caso peggiore di tutti Eric sarebbe finito semplicemente in riformatorio. Cosette da niente, insomma, eh? Madri fantastiche, dove trovarle? C'è un fatto, però. Eric è disposto a pagare quel prezzo, sia per sua madre che per suo fratello Butch, che per tutta la storia rimane in ombra. Non viene quasi mai nominato, ma fidatevi che anche lui avrà un ruolo in questa storia. In ogni caso, il mamarì continua a ripetere ad Eric: sei stato bravissimo, un perfetto uomo di casa. Bravo Eric, sei così coraggioso. Alla fine la polizia arriva a casa della famiglia. Un detective inizia a interrogare Eric, che continua in modo insistente a dare per l'appunto la stessa versione della storia. E dopo qualche ora di interrogatorio, ecco che il detective dice: sì ragazzo, in effetti torna tutto. Questo è stato davvero un incidente. Quando il detective pronuncia quella frase, ad il mamarì si illuminano gli occhi. La donna è proprio fiera di Eric, fiera del suo amato uomo di casa. Subito dopo il fatto, Eric non prova rimorso, sente di aver fatto il suo dovere. Peccato che, dopo anni, ammette di provare un rimorso terribile. Sostiene addirittura di sentire la mancanza di suo padre. Eric si deve alzare ogni giorno dal letto, guardarsi allo specchio e rendersi conto che ha eliminato una delle persone più importanti della sua vita. Sì, come già vi ho detto, Paul era un uomo violento, ma Eric ha capito che non meritava di morire così. Meritava sicuramente una punizione, meritava di andare in prigione, ma non di venire a mancare a causa di suo figlio di 16 anni. Arriviamo quindi a quando Paul passa miglior vita. Eric la fa franca e tutta la famiglia si trasferisce dalla nonna paterna, quindi dalla mamma di Paul, Elaine. A questo punto tutto sembra andare per il verso giusto. Il mamarì passa delle giornate intere con Elaine e pare stia molto bene con lei. Spesso bevono drink assieme, ridono assieme, chiacchierano. Insomma, pare che tutto vada per il meglio. Ma la verità è che Elaine, il mamarì, non la sopporta minimamente. Fa buon viso a cattivo gioco semplicemente perché vuole assicurarsi che i suoi nipoti siano curati a dovere. Ed Elaine, nonostante non sopporti il mamarì, apre la porta di casa per accoglierla. E il mamarì, per ringraziarla, inizia pure a rubarle dei soldi dai suoi conti correnti. E questa cosa va avanti per mesi. Poi arriva un giorno in cui Eric entra per caso in cucina, dove sua madre sta preparando dei drink per lei ed Elaine.
e la vede chiaramente aggiungere qualcosa nel drink di Elaine. Eric è spiazzato, non capisce, ma non ci mette molto a beccare sua madre. L'ha vista per anni fare la stessa cosa per togliere di mezzo suo padre. Quindi Eric chiede a sua madre, facendola anche sobbalzare, ma che diavolo stai facendo? Sua madre ride, ma è una risata fasulla. Poi si fa seria, guarda Eric e gli dice, ascolta, tuo padre non è l'unico che si merita una punizione, sai? Eric a questo punto se ne infischia di ciò che dice sua madre. Le volta le spalle e se ne va. Ormai Eric è cresciuto. Sa perché ha dovuto togliere di mezzo suo padre, un motivo di fondo c'era. C'era un pericolo, erano in pericolo. Ma in questo caso non c'è assolutamente un solo motivo valido che possa giustificare l'azione che fa il mamarì. Di conseguenza Eric pensa che per far vivere sua nonna deve per forza levare le tende e scomparire del tutto. Perché sa che sua madre non avrebbe mai rischiato di far fuori Elaine. A lei non piace sporcarsi le mani. Avrebbe sicuramente trovato un modo per farlo fare a lui. E se lui non ci fosse stato, a questo punto Elaine, sua nonna, forse sarebbe sopravvissuta. Eric quindi dopo qualche tempo decide di arruolarsi in marina. Si fa un borsone, infila dentro le cose essenziali e semplicemente se ne va. Però c'è un problema. Eric raggiunge il centro reclute, entra in marina e poi, poco dopo, ecco che tutto di nuovo precipita nella follia più assurda. Infatti Eric un giorno decide di chiamare casa, giusto per sapere come va, per sapere se stiano tutti bene. Quindi Eric si dirige in una cabina telefonica e chiama casa. Riesce solo a dire pronto. Dall'altra parte, sua madre gli dice c'è stato un problema, abbiamo bisogno del tuo aiuto, devi tornare a casa. Diciamo che Eric il problema già lo immagina. Il mamarì, sua madre, è riuscita a eliminare anche Elaine, sua nonna. Eric quindi si rende conto che la sua fuga non è assolutamente servita a nulla, perché non ha tenuto assolutamente in considerazione suo fratello Butch. E infatti il mamarì fa la stessa cosa che aveva fatto con Eric in passato, però a questo punto lo fa nei confronti di Butch. Il mamarì convince suo figlio di 14 anni che Elaine in realtà è una donna cattiva e quindi alla fine il crimine lo commette lui. Come al solito il mamarì prova costantemente a non sporcarsi le mani, preferisce che lo facciano i suoi figli. Eric quindi torna a casa e sua madre lo porta immediatamente nel seminterrato, mostrandogli un congelatore chiuso con parecchie catene massicce e con un lucchetto davvero enorme. Il mamarì apre il lucchetto, toglie le catene e apre il freezer. Eric si ritrova davanti tanti sacchi dell'immondizia e quei sacchi contengono il corpo della sua amata nonna. Eric a questo punto rimane impietrito e inizia a chiedere a sua madre ma che diavolo hai che non va? Che cosa diamine hai fatto? Sua madre ha addirittura il coraggio di rispondergli tutto questo casino Eric è solo colpa tua. Quella situazione, dice sua madre, è degenerata proprio perché lui che è l'uomo di casa si è rifiutato di farla fuori e quindi lei ha dovuto per forza farlo fare a suo fratello Butch. Sua madre insiste, ci siamo tutti dentro Eric, nessuno escluso, devi risolvere il problema. Quindi Eric consiglia a sua madre di non fare nulla per attirare l'attenzione e di dire ai vicini o alle amiche di Elaine che è semplicemente andata in vacanza. Nel frattempo Eric pensa e non sa minimamente come sbarazzarsi di quei sacchi, anche perché non è un criminale. Nella sua testa però riecheggia l'ultima frase che le ha detto sua madre prima di lasciarlo lì, da solo, davanti a quel freezer. Non mi importa come la risolvi. Ora è compito tuo, Eric. Tu sei l'uomo di casa. Eric a questo punto viene sovrastato da un bisogno. Sente che c'è solo una cosa da fare. Scappare. Ecco perché torna in marina, o almeno prova a raggiungere nuovamente il centro reclute. Però durante il suo viaggio si rende conto che c'è davvero un odore sgradevole nella macchina. E a questo punto Eric controlla meglio in macchina e trova una ghiacciaia, che in precedenza non aveva notato, in quanto ha caricato in macchina le valigie in tutta fretta per andare via il prima possibile. Eric di conseguenza apre la ghiacciaia e trova quei dannati sacchi. Sua madre, senza dirgli niente, gli ha infilato il corpo della nonna in macchina. Eric quindi non sa che diamine fare. È preso dal panico. Quindi decide di tenere con sé la ghiacciaia in modo che nessuno la trovi. Guida fino a San Diego, in California, e poi una volta arrivato lì, affitta un deposito dove ci nasconde all'interno la ghiacciaia. Da questo momento Eric smette di sentire sua madre per un paio di settimane e pensa sul serio che le cose a questo punto sarebbero andate per il meglio, perché a quel punto sua madre non ha più nessuno da togliere di mezzo. Però, sorpresa sorpresa, è sua madre che lo raggiunge a San Diego. Eric quindi la incontra e sua madre è totalmente fuori di testa. Dice ad Eric che è scappata perché tutti le chiedono dove diamine sia finita Elaine. E in effetti la sua vacanza si sta facendo un po' troppo lunghetta. Alla fine uno dei parenti di Elaine chiama la polizia perché la donna risulta totalmente scomparsa. E per di più non era di certo da lei prendere e andare in vacanza per settimane senza avvisare nessuno. Né un amico, né un vicino, né un parente. E infatti, per pura fortuna,
Gli agenti che si occupano della scomparsa di Elaine entrano in contatto con il detective che anni addietro ha investigato per la dipartita di Paul, il padre di Eric. Tutta la storia ovviamente gli è parsa un tantinello strana a quel detective e di conseguenza inizia a indagare ancora più a fondo. Intanto Eric molla la marina e si mette in fuga con sua madre e con suo fratello, perché a quel punto non c'è davvero più nulla da fare. Però il Mamari vuole fermarsi ad una banca per prelevare dei contanti prima di dirigersi al confine col Messico. E la polizia è già lì e la sta aspettando. Tutti vengono arrestati, ma la madre di Eric comunque continua a dirgli: non devi dire niente, Eric. Non una parola. Non devi collaborare. Tieni la bocca chiusa. Ma soprattutto, recita la tua parte. Ed Eric quindi non collabora con la polizia. Ma c'è un problema. Se Eric è abbastanza grande per tenere più o meno i nervi saldi, suo fratello Butch no. Infatti Butch non ha mica assistito agli anni di follia della madre. Non ha parlato con lei per 6 anni di veleni e di come far fuori suo padre. Di conseguenza gli agenti non ci mettono molto a far crollare Butch. Fanno la cosa più ovvia del mondo, ossia li interrogano separatamente. E quindi i pubblici ministeri arrivano ad un patteggiamento con Butch. Butch avrebbe testimoniato contro sua madre e suo fratello maggiore in relazione ai crimini di cui sono stati accusati. E in cambio la sua pena sarebbe stata dimezzata. Il Mamari viene accusata di omicidio e cospirazione per la dipartita di Elaine. Quindi viene condannata a 90 anni di carcere. Suo figlio Eric viene accusato anche lui di omicidio e di cospirazione per la dipartita di Paul, suo padre, e viene condannato a 20 anni di carcere. Mentre Butch, grazie al suo patteggiamento, deve scontare solo 5 anni. Questa è la storia di due giovani ragazzi totalmente manipolati dagli ordini contorti e assurdi di loro madre. Quegli ordini alla fine hanno rovinato loro la vita. Loro madre alla fine ha rovinato loro la vita. Però qualcosa di positivo in questa storia, a mio parere, c'è. Eric e Butch vengono entrambi rilasciati nel 1996, dopo aver scontato solo una piccola parte della loro pena. Il Mamari, invece, no. Rimane in carcere. Detto questo, ragazzi, ho finito di sprolocchiare questo video. Fatemi sapere se vi va, che cosa ne pensate di questo caso che io ho trovato davvero assurdo. Più andavo avanti a leggerlo e più dicevo, ma davvero? Ma davvero? Ma sul serio? Io vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene.